Ciao a tutti! Con questa favoletta cominceremo a raccontare le favole di questa collana di favolette, le più belle fiabe di sempre. I musicanti di Brema. È una favoletta un po', diciamo, meno conosciuta di tante altre, però credo che sia molto carina. C'era una volta un asino che per tutta la vita aveva lavorato senza sosta per un mugnaio. Ma ora che era vecchio, il suo padrone aveva deciso di disfarsi di lui e di usare la sua pelle per farne un tamburo. Quando l'asino capì che le cose si mettevano male, se la squagliò e si incamminò sulla strada per Brema. Mi farò assumere come suonatore nella banda cittadina, pensò. Lungo il cammino incontrò un cane da caccia, che se ne stava sdraiato sul ciglio della strada con un gran fiatone. Che ti succede? Gli chiese l'asino. Sono troppo vecchio, non ce la faccio più a correre dietro la selvaggina. Così il mio padrone mi voleva ammazzare. Sono scappato, ma ora che cosa farò? Io vado a Brema a fare il suonatore. Vieni con me, puoi unirti anche tu alla banda musicale. Io suonerò il flauto e tu il tamburo. Il cane fu entusiasta dell'idea e si misero in cammino. Fatta poca strada, incontrarono un gatto spelacchiato. Cos'è quella faccia da funerale, amico? Gli domandò l'asino. C'è poco da stare allegri, rispose il gatto. Sono vecchio e mi piace stare al calduccio accanto alla stufa, altro che dare la caccia ai topi. Non servo più e allora la mia padrona voleva affogarmi. Mi sono salvato appena in tempo, ma ora non so dove andare. Unisciti a noi, andiamo a Brema a fare i suonatori e tu potrai intonare delle belle serenate, disse il cane. Il gatto accettò e tutti e tre si rimisero in cammino. Poco dopo giunsero nei pressi di una fattoria. Sulla staccionata un gallo cantava a squarciagola. Strilli da spaccare i timpani, caro mio, disse l'asino. Voglio salutare il mondo. Domani è domenica e la mia padrona ha detto alla cuoca di tirarmi il collo e di farmi arrosto. C'è sempre tempo per morire, disse il gatto. Lascia tutto e unisciti a noi. Andiamo a Brema a fare i suonatori. La voce non ti manca, insieme faremo un bel quartetto. Il gallo si unì a loro. Giunta la sera, decisero di trascorrere la notte nel bosco, accanto alla strada. L'asino e il cane si accomodarono ai piedi di una grande quercia, il gatto si arrampicò sul ramo più basso e il gallo volò in cima alla pianta. Dall'assù il gallo vide una lucina lontana e avvisò i compagni. Se c'è una luce, c'è anche una casa, disse l'asino. Andiamo a vedere se possiamo trovare una sistemazione migliore di questo bosco umido. E si avviarono, decisi. La luce si ingrandiva man mano che si avvicinavano, finché non giunsero a una casa abitata da briganti, che splendeva tutta illuminata. L'asino, che era il più alto, sbirciò dalla finestra e vide la tavola imbandita con ogni squisitezza. Se potessimo esserci noi al loro posto, sospirò. Erano stanchi e affamati. Quella casa accogliente avrebbe fatto proprio a caso loro. Allora i quattro escogitarono un piano per cacciare i briganti. L'asino appoggiò le zampe anteriori sul davanzale della finestra, il cane saltò in groppa all'asino, il gatto si arrampicò sulla schiena del cane e il gallo si posò sul gatto. Al segnale attaccarono tutti insieme la loro musica. L'asino raiò, il cane abbaiò, il gatto miagolò e il gallo cantò. Fecero un gran fracasso, al punto che i briganti, pensando che un fantasma fosse entrato nella casa, fuggirono nel bosco terrorizzati. I quattro si misero a tavola. Mangiarono e bevvero in abbondanza e al termine della cena spensero la luce e ognuno cercò un posto per trascorrere la notte secondo le proprie abitudini. L'asino uscì nel cortile e si sdraiò sulla paglia, il cane si accucciò dietro la porta, il gatto si accoccolò accanto alla cenere ancora calda del camino, il gallo si piazzò su una trave e infine si addormentarono.
Scoccò la mezzanotte. I briganti che tenevano d'occhio la casa da lontano si dissero l'un l'altro. Ora sembra tutto tranquillo, forse ci siamo fatti intimorire troppo presto, e decisero di mandare un esploratore. La casa era immersa nel silenzio, il brigante entrò nella cucina e, vedendo gli occhi del gatto brillare nel buio, li scambiò per carboni ardenti e si avvicinò per accendere una candela. Ma il gatto gli si avventò contro, soffiando e graffiandogli il volto. Spaventato, l'uomo cercò di scappare dalla porta. Allora il cane, che se ne stava lì, lo morse una gamba e, quando il brigante attraversò il cortile, l'asino gli assestò un calcione con le zampe posteriori. Il gallo, svegliato all'improvviso da tutta quella confusione, lanciò un potente chicchirichì. Il brigante tornò di corsa dai compagni che lo attendevano nel bosco e disse: «Nella casa c'è un'orribile strega che mi ha soffiato in faccia e mi ha graffiato con le sue dita adunche. Dietro la porta c'era appostato un uomo che mi ha pugnalato alla gamba, e nel cortile un mostro nero mi ha preso a bastonate. E non è tutto. Sul tetto c'era un giudice che gridava: "Arrestate quel furfante!" Sono fuggito a stento. Meglio lasciar perdere». Da allora i quattro musicanti di Brema vissero in quella casa, rinunciando ad andare a Brema. Spero che la storia vi sia piaciuta. Alla prossima. Ciao a tutti.